come detto, il numero 30, poi Widenhofer Alex col 13, Branch Thomas col numero 11, Starolis Modestas col numero 14, poi abbiamo il capitano Pircher Moritz col 17, Santinelli Omar con il 34, Pircher Andreas con il 10, Oberauch Jan Niklas col numero 6, Singer Simon col 9, Bortolot Samuele portiere col numero 1, assieme a Ralf Christian numero 12, anche lui portiere, Sepp Mathias 39, poi abbiamo un ragazzino molto giovane di appena 14 o 15 anni, Ricci, Pliger Daniel, e anche un ragazzo nuovo, anche lui giovanissimo, Morandel Gabriel col numero 18. Allenatore è il nuovo allenatore, Klimek Adam, che è venuto a rimpiazzare l'anno scorso, ha rimpiazzato Brent Kisigi. E vediamo come inizio partita. E probabilmente ci sarà Starcevic per quanto riguarda l'Eppan sulla posizione del pivot. Infatti è così. Con Branch Thomas centrale, Modesta Starolis al terzino e Singer Simon all'ala sinistra, con Uros Lazarevic al terzino destro e a Oberauch Jan Niklas, che è tornato a giocare sull'ala destra. In porta Ralf Christian. Ecco, e vediamo il primo attacco dell'Eppan con dei incroci. La difesa del Bressano gioca una 6-0, prima parata di Loizos. Sappiamo che Loizos sicuramente sarà una pedina molto importante in fase difensiva da parte del Bressano, un portiere che già l'anno scorso, soprattutto verso la fine del campionato, ha fatto vedere di che pasta è fatta. E anche il secondo tiro di Lazarevic, adesso l'ha parato, controattacco veloce del Bressano. E gol dal pivot, veramente è stato un bel gol con un incrocio da parte dei terzini e un passaggio perfetto al pivot, che ha fatto il primo gol 1-0 dopo 1 minuto e 25 secondi dall'inizio della partita. Sat 27 Jakhmet al primo a sinistra in difesa, il numero 6 Moser Matteo secondo, poi il 21 è Jansson assieme al numero 2 Dal Lago e al numero 11 sul primo a destra, che è Alberino, e il 19 che fa il secondo Sontacchi. Altro tiro sbagliato, adesso sono già tre tiri. Ricci, chi è che ha sbagliato, che io guardavo? Preso palo Lazarevic. Lazarevic, secondo tiro sbagliato purtroppo per l'Eppan. Dopo tre tiri non è stato ancora in grado a fare un gol, speriamo in meglio. L'Eppan vuole assolutamente cercare di vincere in numerose partite contro la squadra giallonera, solamente per una volta è riuscita a vincere, per cui vuole cercare di fare suoi i due punti. Intanto bellissima parata di Branch su tiro di Dal Lago, ancora Uros e legnata strepitosa di Ratko al terzino sinistro, veramente un tiro pazzesco. Controattacco e buona la difesa dell'Eppan in 6-0 con i terzi Uros e Ratko assieme ai secondi Branch Thomas dalla parte destra e la parte sinistra Starolis, con Singer primo a sinistra e Oberauch a primo a destra. Attacco organizzato adesso dal Bressano. Ecco, inserimento in uno contro uno da parte di Jakhmet, numero 3, che ha fatto suo il duello. Ha fatto veramente
un bel lavoro, il numero 3, che scusatemi era Fadanelli Nicola, e il rigore che va a segnare il numero 11 Alberino. Scusatemi i miei errori, ma siamo alla prima partita e per cui devo anche io ancora entrare in forma. Comunque, controattacco veloce, e questa volta il rigore se lo prende Lepan con Starcevic che va a fare il tiro. E pareggio di Starcevic, che quest'anno sta facendo vedere che è molto più in forma dell'anno scorso. L'anno scorso aveva un po' di problemi di entrare, diciamo, in forma, anche perché per 4 mesi non ha giocato causa Covid a Bolzano, e quest'anno si è presentato in una forma veramente buona, veramente buona. Tu che ne dici, Ricci? Sì, Otto, spero che mi sentite. Abbiamo un po' di problemi col microfono. Comunque, sì, Ratko anche alla prima partita ha fatto molto bene, una buona visione di gioco e un tiro che siamo abituati. E adesso ha pianificato un bel passaggio a Oberauch. Sì, comunque la difesa dell'Eppan ha sbagliato la seconda volta su una stessa situazione di prima, e Lepan deve cercare di marcare meglio il pivot, deve cercare di stare assieme al centro, di portare il pivot davanti e non farsi bloccare, altrimenti sono guai, anche perché abbiamo visto che questo Sontacchi Gabriele sta facendo già un inizio di partita, direi, eccezionale. Due palloni, 2 gol. E qua ci poteva stare anche il cartellino giallo, comunque niente di fatto, gli arbitri non lo decretano. Si riparte con il tiro del numero 3. Fadanelli che esce, ma dovrebbe anche averlo toccato il nostro portiere Christian, che sta facendo vedere di nuovo che possiamo contare su di lui. Attacco organizzato adesso di Lepan con Branch Thomas che è sul pivot. Altro tiro, 19, Sontacchi Gabriele. Un attimino di intervallo, il portiere Loizos ha problemi con le sue scarpe, adesso se li ha lasciate. Benissimo, possiamo ripetere con Starolis al centro. Adesso vediamo cosa si inventano i ragazzi dell'Eppan. Tiro sopra la traversa, purtroppo contrattacco veloce, palla quasi persa, però poi recuperata dal lago. C'è il più difesa, attacco, adesso rientra Fadanelli al centro, un ragazzo giovane che però ha già fatto vedere nelle nazionali giovanili di che classi è fatto. E tiro sbagliato anche adesso lì dal lago, palla veloce in sovranumero e altra parata di Loizos. E questo qua è stato un tiro un po' telefonato, poteva aspettare un attimino Starolis, anche perché il portiere si è mosso un attimino presto. Comunque, come ho detto prima, sarà una partita dei due portieri, già adesso abbiamo visto che saranno loro a fare la differenza in campo. Entrambe le squadre hanno già sbagliato un paio di tiri, forse di più Lepan. Comunque il pari 3-3 dopo
bella partita fino adesso, altra parata e adesso ci sono i due minuti per il fallo di Starolis che in volo ha fatto volare via, il Del Lago. Ecco, bisogna pulire il campo, anche oggi c'è ancora tanta umidità, fuori fa ancora caldo, per cui bisogna stare attenti anche su questo particolare. Leppan in 5 adesso in difesa, bisogna vedere cosa si inventa adesso la squadra trentina per cercare di far fronte a questa situazione. Ottima la parata sul palo corto di Christian Raffl, veramente ottima la parata, è stato un tiro un po' telefonato anche da parte del nuovo ragazzo della Svezia Jansson. Ci sono pure anche un paio di tifosi che sono venuti anche da Bressano, dalla Vis, e anche i nostri ragazzi fanno grande tifo e non siamo più abituati a questo bacano e fracasso nelle palestre, sembra di essere tornati indietro di anni luce. Comunque bene per tutti, un divertimento per tutti. E palla persa di Lazarevic, purtroppo contrattacco veloce di Del Lago e palleggio, uno contro uno e gol. Non si fa pregare due volte Del Lago e colpisce per il Bressano. Bressano si porta sul 4-3. Agguerita la difesa del Bressano, Leppan è sotto passivo e ci sono ancora 5-6 passaggi da fare, poi l'arbitro fischia, entra Moritz e prende fallo, adesso i passaggi saranno ancora 3 al massimo, vediamo che Uros si accinge a fare il tiro e Loizos va sul suo palo corto e para l'ennesimo tiro de Leppan. Stiamo sbagliando un po', forse troppo in attacco, sono tiri forzati che contro un portiere del genere non portano niente, ci fa molto male questo Loizos fino adesso e tiri del genere Leppan se lo può dimenticare, altrimenti sono problemi seri fino alla fine della partita. Anche il Bressano è sotto il passivo adesso. Ancora Fadanelli, Del Lago e il sempre eterno Del Lago fa un altro gol. E anche Uros ha colpito. Adesso la partita diventa molto più veloce, c'è stato un errore tecnico da parte del Bressano, c'è stato un blocco irregolare visto dagli arbitri, controattacco, attacco rapido verso Oberau che fa veramente un gol eccezionale fregando il portiere sul palo corto che aspettava il tiro sul palo lungo. 5 pari, veramente una bella partita. Ricci, insomma, fino adesso vediamo una partita molto bella tecnicamente. Sì, diciamo che qualche tiro sbagliato da tutte e due le parti, un po' di nervosismo, ma comunque bel cambio di ritmo da parte delle due società. Qui adesso un bel giochetto, anche se si vedrà che l'ala in questo caso ha messo i piedi nel campo dell'area di 6 metri, l'arbitro non ha visto, comunque 6-5 per il Bressano, partita interessante e bella.
Adesso si è preso il fallo Starcevic e Starolis doveva entrare a fare gol, comunque ha optato per fare il passaggio e Starolis si, e Ratko si trovava a fare il tiro sotto fallo, niente di fatto. Di nuovo sotto passivo. Altri 9 metri. Adesso il pallone diventa caldo. E tiro fuori. Cioè senza rincorsa anche un Starolis con le sue gambe, con le sue due molle che ha, non riesce a centrare la porta. Vediamo che gli arbitri ce l'hanno con il regolamento e ce l'hanno con il gioco passivo. Bene per tutti, speriamo poi che riescano anche a continuare in questo metro di valutaggio. Fuori il tiro dello svedese, fino adesso ha sbagliato parecchi tiri, ancora Uros che va in controattacco, palla a Starcevic, benissimo. E purtroppo per Lepan tiro che finisce sulla traversa, controattacco veloce e palla fuori. Ci divertiamo tutti a vedere questa partita piena di ritmo e non si fa pregare dagli 11 metri Starcevic che fa un tiro schiacciato dalla parte sinistra di Loizos e porta sul pari la sua squadra dopo un quarto d'ora della partita. È naturale che alla squadra trentina manca sia Dainese che Dantino, due pedine molto importanti, soprattutto in fase di organizzazione manca Dantino, in fase di marcature manca Dainese e Nicolas, entrambi penso che siano infortunati, non lo so, infortunati. Sì, Dainese ritornerà fra un po', è già parecchio che è fuori, ma comunque Dantino col crociato mi pare, se non sbaglio, ce ne vorrà un po' di più. Comunque c'è Fadanelli che ritorna dalla nazionale, che sta facendo un ottimo ritmo e intanto fa un'azione. E qua purtroppo ha sbagliato anche Cristian in questo tiro di Dallago, perché Dallago doveva andare a fare il tiro, anche perché c'erano due pivot e il terzino dall'altra parte era marcato, per cui c'era solamente più l'opzione del tiro di Dallago e Cristian si è mosso un po' troppo presto non aspettando il tiro sul suo palo corto. Vediamo che entra Moritz adesso come centrale. Qua 9 metri, ci sta benissimo, di nuovo il passivo per Lepan. Ancora Uros che fa su il gol, e questo di mettere tre ragazzi a fare il muro è un'opzione che va molto bene per Uros, che con la sua altezza di 2 metri e passa riesce naturalmente poi a cercarsi i suoi angoli, però bisogna che i ragazzi che stanno al muro gli chiudono gli spazi in modo tale che i difensori non riescano ad uscire. 7 pari. E adesso c'è stato questo tiro di Jansson che è stato smorzato un attimino dalla difesa e Cristian non è riuscito a prenderla. Difesa, controattacco, però la palla viene presa da Oberauchian Niklas. La partita si sta infuocando un attimino.
E altro tiro sbagliato di Starolis, che fino adesso non ha ancora fatto vedere la sua forma che aveva l'anno scorso. Ha avuto anche problemi fisici per quanto riguarda la spalla e anche la caviglia a sinistra gli fa male, però non è in quella forma in cui anche si è presentato l'anno scorso all'inizio del campionato. Intanto time out e un piccolo break anche per noi. E con la palla in mano al Bressano rinizia la partita dopo questo minuto di time out chiesto da Sandro Fusina, l'allenatore del Bressano. Risultato 8-7. Vediamo che il Siracusa momentaneamente si trova sotto di 7-10 con Bressano. E poi vediamo che c'è il Cassano che perde in casa per 12-8. Al 20° minuto del primo tempo, poi il Bolzano è in vantaggio per 5 gol a 5 minuti dalla fine contro il Trieste, farà suoi 2 punti, penso. Poi non ci sono più altre partite momentaneamente da seguire sul cellulare, e il Bressano è in attacco col sottopassivo. Tiro sbagliato di Dallago, controattacco dei gialloblu con Uros che va in velocità e fa suo il gol. Basta solo accelerare un po' che Uros ci mette il suo zampino. Con i suoi 38 anni sta facendo vedere che è ancora in forma e dà una mano a tutti i ragazzi. È un ragazzo che si è inserito perfettamente, è una persona molto collegiale che dà una mano a tutti. Vediamo anche che adesso è entrato col numero 13, è entrato Widenhofer al secondo a destra, dare una mano in difesa, e già la prima palla gliela presa, controattacco con Oberauch che però forse non riesce a prendere il pallone, la palla era troppo lunga, controattacco di nuovo con Dallago. E 2 minuti di Widenhofer. È accentuato un attimino anche Jansson, però questi 2 minuti ci possono stare perché l'avevo proprio male. Lepan di nuovo in 5, purtroppo per Lepan. Ecco, e subito il Bressano prende l'occasione giusta e fa gol con il suo pivot Sontacchi Gabriele, numero 19, col passaggio veloce rientra Moritz per Lepan, si fa vivo anche il tifo dell'Lepan. Oberauch, Uros,
parata di Loizos sul tiro di Uros. E il portiere Christian esce, entra l'extra player Jan Niklas sull'ala destra, difesa aggressiva 6-0 e passivo di nuovo per Leppan. Un po' di discussioni di Dallago con l'arbitro. Altro tiro di Uros che si prende l'incrocio a destra del portiere che non ci arriva. Controattacco veloce di nuovo e qua ci sta il rigore, ma i due minuti secondo me non ci stanno, anche perché Uros ha chiuso con tutto il suo corpo. Comunque è così, l'arbitro decreta il rigore, anche perché Uros sarà stato dentro nei 6 metri e quello lì non si può fare. Di nuovo il numero 11 è Alberino German. Alberino German è il giocatore di nuovo, vero? Di dov'è? Tu lo sai? È un argentino. È un argentino. E l'argentino sbaglia, bene per Leppan, male per i gialloneri. E Alberino gioca al posto di Maggio, che penso che abbia lasciato la pallamano, giusto? No, Di Maggio si è trasferito verso Brescia e gioca a Cologne. Ah, allora saluto anche Di Maggio, gli faccio i miei migliori auguri per tutto. Di nuovo Leppan in attacco, di nuovo il passivo, ce l'hanno col passivo comunque. Sì, però qui c'era anche una difesa verso la faccia, già la seconda volta, e comunque ce la tengono col passivo. Intanto tiro sbagliato naturalmente da quell'angolo lì, è difficile fare un gol contro Loizos. Qui adesso sono già due i gol che mancano a Leppan. Qui c'erano dei passi che gli altri non hanno visto. E vabbè, speriamo che ci sia anche delle incertezze poi dall'altra parte, siamo alla prima di campionato, anche noi in cabina di regia sbagliamo più del dovuto, comunque dai, sbagliando si impara, si va avanti, ci divertiamo a vedere questa partita. Finalmente Otto Starolis, benissimo, 10 pari e sfondamento per Leppan, lì fermo e sei il Nicola, penso, no, Matteo, gli è andato a finire sul corpo. Vediamo se adesso Leppan riesce a fare il primo gol per andare in vantaggio, la possibilità c'è. Passivo di nuovo e adesso ci sarà di nuovo il trucco dei tre ragazzi sul muro, penso, o due, con Uros che si va a prendere. Anche qui, diciamo che è la terza volta, lo vediamo anche sempre verso la faccia e vediamo cosa è. Va bene, dai, non fa bene, dai. Hanno fatto bene gli arbitri a vedere quello fanno. Sì, dai, il trucchetto dei 9 metri ci sta. Allora è già la terza o la quarta volta che da un passivo nasce un gol, o i 2 minuti in questo caso per Leppan. Adesso Leppan si ritrova con un giocatore in più e qua ci sta i 2 minuti, sì, ma è normale, è uscito sul braccio, insomma, e Davide, il Matteo è un ragazzo che ci dà dentro sempre il 100% e purtroppo questa volta l'arbitro lo ha beccato. Adesso il Bressano si trova con 4 ragazzi,
non dovrebbe essere troppo difficile per Lepan a fare gol, ma invece il Yakemet c'ha qualcosa da ridire, però perde anche lui il pallone, controattacco di Lepan con Uros, palla a Jan Niklas e bel gol e siamo di nuovo in parità a 5 alla fine del primo tempo. Lepan si ritrova con 6 giocatori campo, il Bressano in 4, adesso in 5 perché il portiere esce, anzi è la squadra, scusate ho sbagliato, è Lepan che è in vantaggio di un gol, 11-10 con i 2 minuti e adesso il passivo del Bressano. Adesso il Bressano si deve inventare qualcosa, attenzione al 21 Johansson che c'ha il tiro e anche all'onnipotente, e qua hanno sbagliato perché queste situazioni è dal lago che si prende sempre, dal lago sempre. Comunque contrattacco veloce De Lepan, 12-11. E Lepan deve stare molto attento al Dallago, perché Dallago ha le sue invenzioni, Dallago ha anche la sua età, giusto? Ma meno male, perché se fosse... Meno male, lui porta sulle spalle 20 anni di esperienza, però come abbiamo visto prima, Singer che doveva marcarla uomo, hanno cercato i 9 metri e poi dopo non si sono organizzati bene perché Singer è rimasto sull'ala e Dallago era libero per fare il suo giochetto. Che conosce da 20 anni minimo. Adesso le discussioni iniziano e gli arbitri devono cercare di andare incontro a queste problematiche, altrimenti finiamo male. Cioè in campo ci sono gli arbitri che devono comandare, nessun altro. Comunque si riprende, questo Yakemet fa veramente male a Lepan, fa male perché fa i gol fin quando c'è Uros che ci mette una pezza, dai via il pallone a Singer in controattacco e gran bel gol su un tiro sbagliato di Fadanelli che ha tirato dagli 11 metri e Lepan si porta a più 2 la prima volta in questa partita, sempre facendo la difesa 6-0 con 4 ragazzi enormi in difesa col perno di Uros. Si muove molto bene Lepan e dà una mano a Christian, altro controattacco di Singer che però sbaglia il braccio di tiro, lui che può tirare con la destra, con la sinistra, ha optato per tirare con la sinistra, purtroppo gli è andata male questa volta a Singer, doveva tirare con la mano destra, vabbè, +2 e gli spettatori si divertono. Anche giocatori che non giocano più come Troyer è venuto a salutarci. Buonasera Troyer Hofer, tutto bene? Bravo. Bene, il Bressano di nuovo in attacco a 1 minuto dalla fine. Dai. Ancora Singer con la palla. E qua fanno bene a calmare le anime e non dovevano andare al tiro adesso perché e qua siamo in mezzo al casino totale, non capiscono più niente nessuno, c'è il time out di Klimek adesso, meno male che ferma tutto, ci sentiamo tra 1 minuto.
E quando mancano 43 minuti alla fine del primo tempo, la squadra dell'Eppan è in possesso del pallone avendo preso il time out, e l'allenatore Klimek sicuramente avrà detto ai ragazzi il modo di attaccare questa 6-0 in questi ultimi 40 secondi. Esce un attimino il pivot con Uros che prende palla, Jan Niklas che ha la palla, ancora Uros che però non dà la palla e siamo di nuovo in passivo e qua rischia di perdere il pallone. Comunque 9 metri, grande esperienza di Uros, 9 metri, si prende di nuovo il 9 metri, grande esperienza. Comunque adesso bisogna concludere altrimenti sono problemi, e infatti prende palla il portiere, i secondi sono finiti, il primo tempo è finito con una bella partita che abbiamo visto sul 14-12 per l'Eppan e tutti si sono divertiti, anche noi qua in cabina di regia. Ci sentiamo tra un quarto d'ora qua dalla Raiffeisenhalle di Eppan. Ed eccoci di nuovo alla Raiffeisenhalle per vedere il secondo tempo di questa partita vincente del primo tempo tra l'Eppan e il Presano. E l'Eppan è partito male perché ha preso un gol subito e qua ha sbagliato un tiro in attacco. Il risultato adesso è sul 14-13, comunque sempre ancora per l'Eppan, che adesso si ritrova in difesa sempre ancora con il gruppo che ha finito il primo tempo, significa con Jan Niklas Oberauch, con Ratko Starcevic, Uros Lazarevic, Branč Tomas, Starolis Modestas e Simon Singer all'ala sinistra. Difesa 6-0, Raffli in porta. Pallone quasi recuperato, comunque pallone ancora in mano ai gialloneri. Passivo, e si fa murare il pallone lo svedese del Presano, ancora Branč in controattacco, pallone al pivot, palo, anzi traversa e controattacco del numero 19. Sono tacchi che porta la squadra della Presano in parità dopo 2 minuti. Insomma, inizio secondo tempo un po' così così per quanto riguarda l'Eppan. Bene per il Presano che ha sfruttato 2 palloni recuperati in difesa e ha fatto 2 gol. Starolis adesso al centro. 9 metri per l'Eppan. Tiro forzato di Starolis che non doveva andare, comunque sono 2 giocatori dell'Eppan fermi. Pallone recuperato da Christian in porta, controattacco veloce con Singer, palla al pivot, Branč che non si fa pregare. Prima ho dimenticato di comunicarvi che l'Eppan
ha nelle sue file anche un altro ragazzo giovane, si chiama Gabor Morandel, anche lui appena quindicenne, e sono 3-4 ragazzi che vengono dalle giovanili, che fanno parte della prima squadra e danno una mano ai suoi compagni. Lepan adesso si ritrova in 6-0 di nuovo, e in questo caso Fadanelli fa quello che vuole, e torna anche velocemente in difesa su un Jan Niklas che si accingeva ad andare a fare il gol del 16-15. Niente di fatto per Lepan, e bisogna iniziare da zero in attacco. Le altre partite, Ricci, tu le hai viste per caso come andiamo con i risultati? Sì, ha vinto il Fasano di 6 gol contro il Carpi. Il Bolzano, una bella vittoria in casa per 5 gol, 28-23 contro il Trieste. E il Bressanone è avanti largamente, e anche il Merano è già quasi all'asciutto con la partita. 9 gol di vantaggio per il Merano. Bella azione di Ratko Starcevic. Diciamo, Rotto, che il secondo tempo è iniziato un po' con ritmi più alti e con i giocatori più protagonisti che i portieri. Hai ragione. E vabbè. Lepan deve stare molto attenti a queste cose, deve stare molto più assieme in fase difensiva, perché altrimenti giocatori esperti come ce l'ha il Bressano riescono a trovare dei varchi liberi e degli spazi liberi ancora dal lago. E grandissima parata di Christian, contro attacco veloce di Uros adesso, che va a prendersi il fallo dei 9 metri e calma un po' tutta la fase di attacco della Eppan, che adesso si dà la possibilità a Moritz Pirchia di fare il centrale. Pallone perso dell'Eppan, purtroppo controattacco dei gialloneri. E si lotta in campo. E bisogna pulire il campo. Con Leo che entra a pulire il campo. Passivo per Lepan, fallo di 9 metri, adesso i passaggi saranno ancora 3, al massimo 4, time out, anzi di nuovo pulire, ancora Leo che entra a pulire il campo, Teo, non Leo, scusatemi, è Teo. Fondamento di Lago che va a protestare con l'arbitro, pallone perso per il Bressano, si è mosso molto bene Lepa in difesa, controattacco e bordata di nuovo di Starcevic, che quest'anno veramente è un altro giocatore dell'anno scorso, comunque e anche molto più possibilità di giocare. L'anno scorso è entrato verso la fine del campionato e
quest'anno è partito subito molto ma molto bene. Time out intanto del Bressano, ci sentiamo tra un minuto. E dopo il minuto di intervallo la palla è naturalmente in mano al Bressano, che cerca adesso di recuperare il risultato perché si ritrova sotto di 3 gol, con Dallago che adesso momentaneamente gioca al centro e Jansson al terzino destro, che entra come secondo pivot. Ancora Dallago, che fa un tiro un po' fortunoso e fa gol. Ancora Uros che ha la palla, che però adesso si prende il fallo dei passi. Controattacco di Alberino e fa gol il numero 11 del Bressano. E porta il Bressano a meno uno. Sempre calda la partita come all'inizio fino adesso, tecnicamente molto valida la partita, con due squadre organizzatissime. E altri passi adesso di Moritz Pircher, il capitano, uno contro uno di Hanson, e paratona di Christian su Jakemet. Paratona, ha chiuso molto bene lo spazio al centro e ha salvato la sua squadra dal pari, e Leppan può ritornare a fare il più due. Passivo, e anche qua pallone toccato dalla difesa e gol di Starulis. E questi sono i gol che Leppan ha bisogno, non solo di Uros, di Ratko, ma anche di Starulis e anche dai pivot. Purtroppo manca un po' il gioco sulle ali. Significa che le nostre ali non hanno ancora segnato. Sì, Oberhoch Niklas ha fatto un gol il primo tempo, ma ancora troppo poco, anche perché non vengono fatti passaggi verso quella zona. Intanto pallone perso per il Bressano, controattacco veloce e passaggio all'ala sinistra, e sono 2 minuti sacrosanti per il numero 27 Jakemet Gabriele, che deve uscire per aver dato una spinta in volo ad un giocatore del Eppan, e che si trova adesso in vantaggio numerico. Entra intanto Giongo Alessio, conosciamo tutti Giongo da tantissime battaglie negli ultimi 20 anni nella
pallamano italiana, capitano sempre ancora presente in campo a dar man forte alla sua squadra, e il 21 Kasper Axel Jansson si va a prendere un rigore in quanto il suo difensore è entrato nei 6 metri. Adesso c'è il duello, chi vince il duello? Alberino o Christian? E gol per il Bressano, Alberino ha spiazzato Christian Raffl in porta, 19-18. Adesso sempre ancora per Ebban, che si mostra in una bella forma, avendo anche già vinto fuori casa contro una squadra che è venuta dalla 2. E altro gol di Uros, e questi sono i gol che danno una grande mano all'Eppan, che sono mancati l'anno scorso. Quella parte lì, Uros naturalmente è un altro calibro del ragazzo dell'anno scorso che è dovuto tornare in Russia. Tu Ricci, sai dove, che fine ha fatto? No, da quello che so non ha ancora trovato squadra, e comunque lui è un giocatore che punterà ad andare in Oriente in autunno, quando inizia il campionato lì in Oriente. Bene, bene, ecco, e qua dal lago si prende la sua responsabilità, anche perché l'Epan ha sbagliato tantissimo in difesa. In questo momento chiama la calma Uros, Lazarevic dice calma ragazzi, cerchiamo di giocare, di non perdere la testa adesso, perché non è giusto. Intanto l'Epan è ancora in vantaggio sempre di un gol comunque. E qua c'era anche un fallo non fischiato, controattacco di Jansson, e gol, e neanche due minuti per fortuna per l'Epan, controattacco veloce di Tarolis, 9 metri 20 pari. Adesso tutto si salda molto, bisogna ripulire il campo, l'arbitro perde pure il fischietto nella sua foga di fare il suo lavoro. Entra Teo di nuovo con la scopa, e time out chiesto dall'allenatore dell'Eppan, che se la prende pure con i cronometristi, in quanto secondo il suo modo di pensare non hanno, e adesso sta stridiando i suoi ragazzi, e fa anche bene fino a un certo punto, anche perché hanno buttato via un più 3, si ritrovano adesso a fare il 20 pari dopo 12 minuti, e bisogna rimettere un po' a posto tutto quanto. Oh là, vediamo se dopo questa strigliata l'Eppan si rimetta di nuovo sulla scia di prima. Che si è fatta innervosire un po' troppo la squadra dell'Oltra Adige in maglietta giallo-blu. Partita sempre avvincente, adesso con Moritz al centro. E sono 9 metri per l'Eppan di nuovo. Adesso l'Eppan deve giocare e non sforzare, non sbagliare su di questo. Adesso cercare un compagno, cerca il prossimo compagno libero. E Sato Uros fa gol. E torna subito in difesa.
è un ritmo molto molto alto e vediamo che squadra riesce a tenere questo ritmo fino alla fine, anche perché ce ne sono pochi di cambiamenti a livello personale. Lepan fino adesso non ha ancora fatto giocare Santinelli, Morandel, Widerhofer ha giocato pochissimo, Moritz pure poco, Omar non ha ancora giocato, uguale Pirker Andreas, per cui anche Samuele in porta non ha giocato, Sepp Mathias e i due ragazzi giovani con Bernd Morandel non ha ancora visto il campo. Sarà molto difficile tenere questo ritmo, però anche il tecnico del Bressano rimane sui suoi sei ragazzi più portieri e alla fine vincerà quella squadra che sbaglierà di meno e avrà più benzina fino alla fine. Deve uscire Starolis perché sta sanguinando, penso, ed entra Widenhofer al posto suo col numero 13 sulla posizione di secondo a destra. Tanto c'è una lotta tra Widenhofer e il 21 Johansen. Ricci, io non l'ho visto, cos'è che ha fatto Johansen? Sì, diciamo che dopo la difesa anche agguerrita di Widenhofer ha lasciato lì un po' il suo gomito e l'arbitro l'ha visto giustamente un colpo dopo che è stato marcato. Ai ai ai, andare con i gomiti non fa mai bene anche a un certo Jansson Kasper Axel. Eppan in sovranumero sul risultato di perfetta parità del 21 pari. Entra Santinelli, un ragazzo fresco, e purtroppo per l'Eppan sbaglia Singer dall'ala. Anche lui discute un attimino sull'arbitro, forse è stato toccato quell'attimo che lo ha portato fuori equilibrio, niente di fatto. Entrambe le squadre diventano un po' nervosette, entra Gazzini numero 31 nella squadra del Bressano, entra subito come secondo pivot adesso. E questo Fadanelli fa quello che vuole secondo anche l'arbitro e prende i due minuti. Vediamo chi è che deve uscire. È un ragazzo che appena vede uno spazio libero entra subito, e purtroppo questa volta per Branch ci sono i due minuti di intervallo, deve uscire, e entra per il Bressano il numero 24 Moser Nicola. Anche Nicola è un giocatore nato e cresciuto nelle file giallonere come quasi tutti gli altri suoi compagni. E qua ha sbagliato il pivot, c'era pure il piede come passivo. E qua è stato sbagliato. Comunque il Bressano riesce a trovare gli spazi, no? Anche se gioca solo in 5 in attacco, il pallone è sempre più veloce della difesa, e se il pallone viaggia in una maniera veloce allora è naturale che c'è il gol. Adesso il Lepan si trova sotto di un gol in casa e deve cercare di fare assolutamente dei gol, e ci pensa Starcevic adesso che dà la carica ai suoi. Sono tutti tiri di una potenza incredibile e il Bressano la mette sulla velocità di palla e sul ritmo, e l'Eppan la deve mettere sulla velocità, sulla forza e potenza dei suoi giocatori. Ancora difesa 6-5-0 perché l'Eppan si trova con uno di meno, il portiere del Bressano è uscito.
dal lago, e qua la difesa ha guardato come dal lago si alza e si cerca il suo angolino basso dalla parte sinistra di Christian, che purtroppo in questo momento non ha potuto dare una sua mano alla sua squadra. Esce Santinelli, entra di nuovo Moritz Pircher per Lepan in cabina di regia, e perde palla di nuovo, e qua penso che ci siano i due minuti. Poi dopo questo attacco il Bressano perde palla e giustamente si prende i due minuti Moritz, e questi due minuti, allora questi due minuti, quelli di prima e questo e quelli del primo tempo, non fanno mica tanto bene a Lepan, anche perché si nota una certa nervosità adesso in campo, una nervosità che non dovrebbe ancora esserci, perché intanto mancano ancora 13 minuti alla fine della partita e siamo quasi ancora in parità. E qua Lepan sbaglia, anche perché il Bressano questa sera sarebbe battibile, secondo me. Riti, tu che ne dici? Sì, Otto, hai ragione. Purtroppo due falli stupidi, sia questo di Moritz da dietro sia quello di Branch prima, ci hanno portato a una situazione dove siamo in inferiorità numerica e sotto di uno. Il Bressano spinge e diciamo Lepan ha perso un po' quella lucidità e anche la velocità che ci servirebbe, anche perché il Bressano in difesa oggi non sta facendo miracoli. Intanto è entrato, e qua è due minuti per rigore per Lepan. È entrato momentaneamente anche il vice capitano Pircher Andreas, 11,7 metri di Starcevic contro Loizos, e fa gol. Sono 23 pari adesso a 12 minuti dalla fine, ci sta tutto, la partita è apertissima. Rientra di nuovo Jansson, Kasper Axel, bisogna che mi ricordi questo nome, è un ragazzo nuovo. Paratona di Christian su Giongo e tiene in partita la squadra dell'Eppan a piano, che adesso ha la possibilità di portarsi in vantaggio. E vediamo come... E qua ha fatto un'invenzione Starolis che io l'anno scorso non avevo mai visto. Comunque controattacco veloce, il Bressano è velocissimo in fase di costruzione del gioco. Qua si entra di nuovo, il Lepan è adesso di nuovo in 6, di nuovo 6-0, e il problema rimane sempre il contatto con il pivot e il movimento dalla parte del pallone. Vediamo come adesso Lepan in fase di difesa riesce a lavorare. Fino adesso benissimo, anche perché il Bressano si ritrova sotto pressione. Sarà di nuovo, e l'arbitro fischia i 9 metri. Comunque sono ancora due o tre passaggi al massimo, bisogna stare attenti adesso ai due tiratori da fuori che andranno. Pallone perso, bene per Lepan, e il Bressano ha buttato via un'occasione. E Starcevic è veramente starco, è veramente stark. Starcevic, gol, 25-23, a 10 della fine. Time out anche per noi.
E riprende la partita, come mi dice mio fratello, il Brixen ha vinto a Cassano di 7. E qua con questa partita Cardio Palmo con il Bressano in attacco. E adesso è andato a finire contro il suo compagno, è logico che Starolis dietro ha chiuso lo spazio, però Dall'Ago è finito con la faccia contro il suo compagno giallonero. E l'arbitro fa di nuovo uscire Starolis, ancora sanguinante, entra di nuovo Widenhofer, il cavallo di battaglia della difesa, speriamo che si muova molto bene sulle gambe e non prenda i 2 minuti, anche perché adesso prendere 2 minuti sarebbe una cosa mica tanto simpatica per la squadra di casa Dall'Ago. Alberino, adesso il Bressano ha i suoi problemi momentaneamente, comunque attenzione a Padanelli, palla persa del Bressano, controattacco che però non va, e però l'arbitro decreta la palla per la squadra di casa e momentaneamente la squadra dell'Eppan fa vedere che è in serata. Complimenti, bisogna anche fare i complimenti all'arbitro che di spalle si è girato, ha visto benissimo questo fallo su Branch dando i 9 metri. Complimenti, adesso tengono bene in mano la partita. E Starolis entra di nuovo con il cerotto sulla gola, che adesso ha perso, comunque ha fatto gol del +3 e già adesso incomincia a diventare un po' pesantina, diciamo, questo +3, anche perché in difesa si lotta alla grande. Comunque Branch Thomas si riprende di nuovo altri 2 minuti, che in questo caso secondo me non erano, però è così, niente, basta. Deve uscire il numero 19, il Sontacchi Gabriele, è stata una lotta tra questi due giocatori giovani e purtroppo per la squadra di casa ci sono i 2 minuti. Intanto Starolis è uscito, si è preso un altro cerotto che non tiene. E adesso deve anche cambiare la maglietta, perché insomma è così il regolamento, deve cambiare la maglietta e prende la maglietta e adesso questi sono i momenti di Christian, che appena vede che la sua squadra sta vincendo incomincia a parare, e saranno problemi seri per il Bressano momentaneamente. Vedo un Eppan in una fase positiva, speriamo per la squadra di casa che questo rimanga fino alla fine, ma è sano, ha tutte le possibilità ancora di riprendersi, anche perché adesso Uros ha di nuovo sbagliato e ha preso i passi, controattacco veloce con Jansson, l'ala sinistra prende e come vi avevo detto prima, quando Christian si mette a chiudere la porta lo fa fino alla fine e fa un'altra paratona su Jakemet, che ultimamente ha sbagliato un po' di troppo nel secondo tempo. Entra il numero 91 Bernd Morandel e Singer è stato cambiato sull'ala destra, come ti ho detto prima
e riesce a giocare con la mano destra e sinistra. Singer adesso è lui, e Jan Niklas ha preso il posto di Urus, che ha bisogno di un minuto di intervallo anche perché ha giocato fino adesso. E qua Starolis non doveva fare il tiro, c'ha sempre il problema del cerotto. Speriamo per la squadra dell'Epan che tutto si rimetta a posto. Controattacco di Jansson che non va a tirare, e però palla a Fadanelli che fa un ottimo passaggio a Sontacchi sul pivot, e la partita si scalda di nuovo sul risultato di 26-23 a 5 minuti e 30 dalla fine. La partita ancora aperta, anzi 26-24. Moritz entra, le dà un po' di ossigeno ai suoi compagni anche perché ha giocato poco. Qua ci stava pure il rigore che però non è stato dato. Speriamo che l'Epa non perda la testa adesso, e infatti come vi avevo detto l'ha perso proprio in questo momento. Non doveva fare questo fallo stupido. Jansson è molto molto esperto e si è fatto cadere subito. Adesso sul risultato del 26-24 la partita già poteva finire prima, si riapre di nuovo e sarà un finale di partita incandescente, sarà un finale di partita durissimo dove entrambe le squadre cercheranno di portare via i punti da questo palazzetto di Epan a Piano. Tutto adesso dipenderà dal modo di difendere, dalla velocità di gambe e soprattutto dai portieri. Ai 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 ai, va male per l'Epan, bene per il Bressano adesso che si è alzato molto bene e ha fatto vedere tutta la sua classe, il solito dal lago. Il Bressano fa una 5-1 in difesa adesso e dà un po' di problemi all'Epan che perde il prossimo pallone e fa il pari che a nessuno pensava più, il pari Jakemet. E qua tutta anche l'esperienza dell'allenatore del Bressano si intravede in queste. Adesso l'Epan si ritrova in una situazione di dover di nuovo fare il gioco cercando di non sbagliare di più. Passivo e grandissimo passaggio di Starolis su Jan Niklas e porta in più uno, però non riescono a tornare in difesa e dal lago colpisce ancora e c'è questo problema adesso che tutta la squadra è un po' in crisi e stanno sbagliando troppo. E 27 pari a 3 minuti abbondanti dalla fine, la partita apertissima di nuovo. Tiro sbagliato e parata di Loizos. Adesso il Bressano ha la possibilità di portarsi in vantaggio in questa partita che sembrava già avviata verso la vittoria dell'Epan, ma niente di fatto, come vi ho detto già all'inizio. Alla fine ci saranno le piccolezze che decidono dove rimangono i due punti. Però anche il Bressano adesso perde il pallone, controattacco di Jan Niklas che porta di nuovo in vantaggio. Dal lago ha sbagliato, anche dal lago riesce a sbagliare. Adesso non capiamo più niente qua.
Ma infatti qui adesso saranno due minuti caldissimi, un gol di vantaggio per l'Epan, e le forze sono un po' alla fine perché i cambi sono stati pochi e vediamo che anche un mago come Dall'Ago può sbagliare, però può anche decidere la partita di nuovo. E adesso meno male che Christian per l'Epan ci ha messo la pezza, e sono un minuto e 45 alla fine, una partita pazzesca adesso, palla all'ala sinistra che non si fa pregare Yakmet questa volta, è un minuto e 30 alla fine, il pallone dell'Epan, e adesso sarà forse questa l'azione più importante della partita, ma sappiamo che nella pallamano moderna fino al momento del fischio finale la partita non è finita. Entra al secondo pivot Singer, ancora Uros che si prende il pallone, ancora Uros, e andiamo sotto passivo di nuovo con Starolis che ha la palla, che entra e fa uno dei suoi gol, comunque niente di fatto, contrattacco veloce sempre ancora e altro pari, e qua se non si torna, ultimo minuto. Cioè io non riesco neanche più a stare dietro a questa partita, tanto è veloce, e mancano 45 secondi, time out per l'Epan, ci sentiamo per l'ultimo minuto. E tutti siamo curiosi come andrà a finire questa partita, che adesso mancano ancora 45 secondi, è entrato Facchinelli in porta al posto di Loizos, e l'Epan ha il pallone della vittoria, ma deve stare anche molto attento a questi intercettamenti della palla da parte del Bressano, che è molto bravo, che adesso si ritrova a giocare in 6-0, e vediamo di cosa tira fuori l'Epan dal suo cappello passivo di nuovo, ancora sotto passivo con Uros, adesso bisogna andare al tiro altrimenti sono problemi, 9 metri, mancano 20 secondi dalla fine, ci sarà il tiro di Uros, ci sarà il gol di Uros, questi sono due minuti ma non glielo dà. Ancora la stessa situazione, mancano 12 secondi dalla fine con Uros che ha la palla, e questi sono due minuti e mancano 4 secondi, sono due, ecco, e tiro, e questi, ecco, e questo è un 9 metri diretto, un 9 metri diretto dell'Epan, e vediamo adesso chi andrà a tirare sopra il muro del Bressano. I tiratori dell'Epan ce li ha, forse va a tirare Starolis, bisogna avere 3 metri di distanza. Purtroppo per l'Epan che ha buttato via questa partita rimane questa possibilità di fare l'ultimo gol e di vincere, però sarà molto difficile. Vediamo se Starolis riesce a sparare una bordata delle sue, speriamo in bene per l'Epan, e tiro fuori, la partita si finisce sul risultato del 29-29. Io personalmente dico che entrambe le squadre possono essere contente, forse